Sia lodato Gesù Cristo. Veniamo adesso alla resurrezione dai morti. Argomento spinoso. Dunque, vi sono difficoltà, sempre ringraziando a Monsignor, il compianto Monsignor Alessandro Maggiolini, da I Novissimi. Vi sono difficoltà ad accettare la fede nella risurrezione? Sì, purtroppo pare di sì. Attualmente sospetti e le irrisioni sulla nostra dottrina, il non interesse circa la risurrezione, assomigliano maggiormente a quelli che Paolo ha incontrato nel suo accostamento alla cultura pagana, diatribe religiose che non interessano. Ti ascolteremo domani. Atti 17, 19, 34. E già, perché oggi l'antropologia non è più chiara. Diremo che è stata un po' ribaltata, ancor più monca di quella dualistica o manichea. L'attenzione al corpo dovrebbe essere tanto coltivata da vedere la dimensione materiale dell'uomo come da assumere o da integrare docilmente nella componente spirituale. Ma se nella mentalità diffusa e teorizzata anche il corpo viene talmente sopravvalutato da dimenticare l'anima o l'io, non si vede il motivo della resurrezione. La civiltà del corpo consuma anche il corpo e lo butta. E che si può sognare una reintegrazione adesso? Attorno a che cosa? E a chi? E per farne cosa? Una specie di riciclaggio dei rifiuti? Il materialismo, oltre a non spiegare la persona, non salva nemmeno la materia. Muoiono anche i cimiteri. Scomparirà l'umanità secondo certe vedute scientifiche. Non rimarranno neppure ricordi, perché non rimarrà neppure qualcuno che li coltivi. La proposta cristiana rimane con la convinzione di rispondere totalmente al mistero dell'uomo mediante il mistero di Dio in Cristo. Chi risorgerà? Tutti gli uomini, credenti o non credenti, buoni o cattivi. Bisogna essere chiari. Non è che chi dice io non credo non risorgerà dai morti. Sarà una bella sorpresa. Sembra necessario richiamare questa universalità della risurrezione, almeno perché talvolta si immagina ingenuamente che si tratti di un destino riservato esclusivamente ai santi. No, ci saranno anche dannati, ciascuno giudicato secondo la verità e la grazia che ha ricevuto e da cui ha corrisposto o no. Gesù parla di una risurrezione di vita e di una risurrezione di condanna. Si vuol dire che la chiamata dei morti dalle tombe non è soltanto un completamento della gioia dei beati, è anche la conseguenza di un'auto-esclusione da Dio. Accenniamo ora di sfuggita a questo secondo caso, per poi concentrare l'attenzione sulla condizione dei santi. Basti siglare che la dissociazione interiore dei dannati, di cui abbiamo già parlato, si acuirà anche per la ricongiunzione del corpo, come si acuirà la solitudine per questo motivo, come si acuirà lo squilibrio rispetto al cosmo. Dunque, perché la risurrezione dei morti? Si potrebbe sbrigativamente rispondere perché il credo ci impone di credere. Ma sarebbe un rinunciare alla ragione, al ripensamento delle motivazioni che la rivelazione pur reca. È un rinunciare ad aderire alla pienezza della parola di Dio interpretata dalla Chiesa, è un rinunciare a stupirci delle meraviglie di Dio, tanto articolate tra loro da formare un disegno, è un rinunciare a riflettere e a lodare e a ringraziare Dio. I motivi della resurrezione, dunque, sono tanti
e quelli che la fede ci offre, poiché la sola intelligenza umana giunge a stento all'immortalità dell'anima, non varca il segreto di Dio che l'uomo pur presente, a cui aspira in modo confuso, senza poterlo né conoscere né tantomeno attuare. Si potrebbero segnalare, per semplificare, due motivi, uno di ordine teologico e uno di ordine antropologico, o se si preferisce, il Dio dei viventi e l'uomo creato a sua immagine in Cristo. La certezza, la vera antropologia, la certezza circa la risurrezione dei morti non è aggiunta tardiva alla verità di fede, non se l'è inventata la Chiesa. Essa entra nel credo fin dalla prima generazione, quando la Chiesa intuisce che il suo Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Anzi, più a fondo, quando la Chiesa intuisce che il suo Dio è il Padre di Gesù Cristo, che per opera dello Spirito Santo risorge da morte il terzo giorno. Quando sa, capisce e combatte tutte le forme di eresia dei primi secoli, che Cristo è il Dio vivente. Così viene condotta alla sua radice la convinzione veterotestamentaria secondo la quale il re del mondo ci risusciterà per una vita eterna. E i nostri fratelli che hanno sopportato breve tormento hanno conseguito da Dio l'eredità della vita eterna. Insomma, ciò che è avvenuto nel Signore Gesù avverrà in noi, lo dice Gesù. Quello che ho fatto io, facciate anche voi. Odieranno voi perché hanno odiato me. Se lo Spirito Santo che ha resuscitato Gesù dai morti abita in noi, colui che ha resuscitato Gesù Cristo dai morti darà pure la vita ai vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Giovanni insisterà sulla parola di Cristo: io sono la risurrezione e la vita. Anche qui Gesù non dice io vi do o io vi insegno, io sono la risurrezione e la vita. Se qualcuno crede in me, anche se morto, vivrà. Giovanni 11:25. Traiamo nelle conseguenze. Viene l'ora ed è questa in cui tutti coloro che giacciono nelle tombe udranno la sua voce e tutti coloro che avranno compiuto il bene ne usciranno per la resurrezione che porta alla vita. Giovanni 5:28-29. L'importante è qui comprendere che l'uomo non si giustappone a Cristo come un modello esteriore, ma attraverso nel Signore Gesù e in vista del Signore Gesù è creato e redento e resuscitato. Non ha verità in sé se non quella che gli deriva da Cristo che vive e regna dopo aver superato l'assurdo della morte. Da questa convinzione deriva il nostro destino, per cui in Cristo noi moriamo e con Cristo risuscitiamo e con Lui sedieremo alla destra del Padre. Sull'impronta, non semplicemente un'impronta del Signore Gesù, ma attraverso il suo cuore, è creato l'uomo immagine dell'immagine del Padre, primogenito di ogni creatura, primo tra molti fratelli, l'uomo non soltanto l'anima, l'uomo completo, corpore et anima unus, la persona che nel suo stadio finale non può rimanere viva nella sola dimensione spirituale, deve essere chiamata alla pienezza di vita anche nella sua componente materiale. È quanto dire che la resurrezione dei morti è iscritta nel progetto di Dio già dal suo inizio. Ed è iscritta come esigenza nell'essere stesso dell'uomo, fatto esistere da Cristo, per Cristo e in Cristo. Non ci sono altre dottrine, non ci sono altre religioni, non ci sono altre divinità. Che cos'è la resurrezione dei morti? Possiamo limitarci a dire
che tutti risusciteranno con il corpo che hanno adesso. Ciò significa almeno che l'anima si ricompone con una materia che sarà il proprio corpo. Non ha senso dunque esprimersi come se con la morte cessasse di vivere l'intera persona o l'io persistesse come in un sonno nell'attesa della resurrezione, eccetera, eccetera. Atteniamoci semplicemente a quello che insegna la dottrina. Per la verità, quindi, non ha senso insistere sulla stessa materia che forma ora il nostro corpo. Basterà dire che permane e si rinnova e si completa col corpo spiritualizzato l'identico io che esiste nella vita terrestre. Vi ricordate, nel purgatorio si va perfezionando per ricevere la beatitudine eterna, all'inferno se ha deciso per la dannazione eterna. Il Signore Gesù dice: i risorti saranno come gli angeli di Dio. Marco 12, 25. E Paolo aggiunge, quasi balbettando: viene seminato un corpo materiale e risorge un corpo spirituale, e continuano le contrapposizioni, corruttibile e incorruttibile, disprezzabile e fulgente di gloria, fragile e pieno di vigore, animale e spirituale. Riferimento alla prima ai Corinzi, capitolo 15, 35-44. Allusioni, segnalazioni lontane, poco più, purché si tenga presente l'essere e l'agire di Cristo. Oltre la fantasia è da bloccare un poco. Quale età avremo risorgendo? Con quale fisionomia risorgeremo? Lasciate perdere. L'importante è sottolineare che la risurrezione, pur considerata come esigenza del nostro essere, non è un nostro diritto, ma è un dono. Non è neppure una nostra iniziativa, una nostra capacità, ma è la risposta a una chiamata e il lasciarsi condurre dalla forza di Dio. Lo Spirito abita già nei nostri corpi, sarà lo Spirito che vivificherà i nostri corpi mortali. Il Signore Gesù è già stato chiamato dalla morte, risorgeremo in Lui, risvegliati dal Padre. L'importante è ancora sottolineare che la resurrezione recherà la persona a un completamento, al compimento. La persona, con la sua intelligenza e la sua volontà, ma anche con la sua componente fisica, nella sua caratterizzazione anche maschile e femminile, con la sua emotività, con la sua capacità di aprirsi a Dio e agli altri, pure con i segni di un corpo perfettamente docile e limpido e carico del significato dello Spirito secondo il progetto di Dio. Insomma, ci rivolgeremo a Dio in una comunione che coinvolgerà anche la materia, come Cristo per Cristo, e ci ritroveremo nell'intensità del nostro conoscere e decidere, ma anche con la concretezza del nostro essere intero e rinnovato. Caviamocela con un e così via, senza però lasciarci sfuggire l'occasione di attendere, di pregustare una bellezza che sorpasserà ogni previsione. Infine, quale importanza deve avere per noi la risurrezione? Mio Dio, abbozziamo qualche mozzicone di frase, ma alla luce della risurrezione si intravede il nostro destino ultimo, definitivo, eterno. Di riflesso, poi, o prima, si intuisce il modo in cui dobbiamo stimare e dominare il nostro corpo. Al di là di ogni veduta pessimistica nei confronti della materia, si intuisce come dobbiamo impegnarci per un mondo che sia sempre più al servizio dell'uomo, ma per la gloria del Padre in Cristo Gesù attraverso l'aiuto dello Spirito Santo, non senza accogliere e santificare il dolore, la propria croce. I cristiani più materialisti dei materialisti, ma a un tempo spiritualisti, a partire e per giungere a Dio, creatore del cielo e della terra, Dio che ha chiesto al suo figlio di annientarsi fino alla morte di croce, ma poi lo ha resuscitato e ora vive e regna tra noi, uno di noi e insieme il Signore della storia. Dio che mediante Cristo ci ha inviato il suo Spirito, caparra di ciò che saremo, colui che dà la vita
ora e alla fine del mondo. Queste e altre applicazioni non vanno cercate nella parola di Dio con la lente di ingrandimento, sono nei gesti più comuni della Chiesa bimillenaria, a partire dal battesimo, mediante il quale, se siamo completamente uniti a Cristo, con una morte simile alla sua, lo saremo anche nella risurrezione. Quindi attraverso la confessione. Poi nell'Eucarestia, dove chi mangia la carne di Cristo e beve il suo sangue in stato di grazia ha la vita eterna ed egli lo resusciterà nell'ultimo giorno. Anche di fronte a un mondo bislacco e sgangherato ci è tolto il diritto di disperare. Pure per quanto concerne l'opacità e la pesantezza della materia, non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo disperare, pena è la fede sulla quale ci giochiamo tutto. Senza chiudere dunque gli occhi all'asprezza dell'avventura, ma avendo gli occhi fissi in Lui che ha vinto la morte e ci ha aperto le porte del paradiso, se lì vogliamo andare. Sia lodato Gesù Cristo. Continueremo poi con il ritorno di Cristo e il giudizio universale.